controvoglia per lungo tempo, ci ho messo un po' così ad accettare l'idea che lo facevo. Il rischio per gli attori è quello di autocompiacersi, e quindi lo sforzo per me, per quanto mi riguarda, permanente, lo sforzo che non è stato sempre, d'altronde, non è stato sempre, ogni tanto poi mi sono vista e ho detto porca miseria, mi sono autocompiaciuta. Per me è stato questo, ecco, noi, perché parlare poi del mestiere dell'attore è troppo lungo, però posso dire questo, che io credo che sia importante uno sforzo costante di evitare l'autocompiacimento. Ed è molto difficile, perché uno si guarda, sente dire, io mi sono sempre, io mi difendo dall'ingenuità di cui Pupi non cessa di fare l'elogio, e io cerco di difendermi da tutto, tanto dalle lusinghe quanto dalle critiche. È molto difficile cercare di dire vabbè, parlano bene di me, però io cerco di essere indipendente parlano male di me, ma io lo stesso cerco di vedere che cosa c'è di giusto e che cosa c'è di sbagliato. Io non abbandono per scelta etica, non abbandono questa vigilanza, insomma, io penso che sia mio dovere. Ecco, allora dico solo questo, che succede, io ho visto tanti attori essere straordinari e poi piano piano cadere in una sorta appunto di narcisismo, ed è molto facile caderci, è molto facile, è un mestiere a rischio in questo senso. Allora, ognuno si difende come può, io cerco di fare ruoli diversi, a me piacciono anche molto i ruoli antipatici, devo dire la verità, perché un pochino ti difende, in genere nessuno te ne è grato, quando fai un ruolo antipatico tutti ci credono, cioè, ti identificano. Io persisto a voler fare anche i ruoli antipatici, perché provare un po' anche di antipatia per se stessi è indispensabile per fare questo mestiere.